Ciao, oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questa gallina porta uova per Pasqua. È semplice da fare, non è, sembra complicata, ma alla fine non lo è comunque. Molto bella, io sotto però gli ho messo un vassoietto d'appoggio perché altrimenti si potrebbe sbilanciare mettendogli poi dentro le uova. Vi faccio vedere come farla. Allora, io lavoro con una lana acrilica, ma siccome è un po' sottile, allora l'ho unita con due fili, ma va bene lo stesso, è un uncinetto del 3,5. Quindi andiamo a fare in un anello magico 12 maglie alte. Quindi le due catenelle di inizio che vanno a sostituire la prima maglia alta. E lavoriamo dentro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10, 11 e 12. Tiriamo il filo e andiamo a chiudere il nostro giro sulla prima catenella con una mezza maglia bassa. Secondo giro dobbiamo fare gli aumenti, quindi su ogni punto sottostante ne lavoriamo due maglie alte. Alla fine del giro dobbiamo avere 24 maglie alte. Due maglie alte nella maglia sottostante. Finito il nostro giro e andiamo a chiudere sempre sulla prima catenella con una mezza maglia bassa. Terzo giro facciamo sempre 2 catenelle per iniziare il lavoro e una maglia alta sempre nello stesso punto sottostante. Adesso però qui facciamo un aumento e nella prossima una maglia alta. Quindi un aumento, che sono due maglie insieme, e una maglia alta da sola. Facciamo così per tutto il giro. Quindi una maglia alta, una seconda maglia alta nella stessa maglia di base e una maglia alta nel punto successivo. Un aumento. E nel successivo una maglia alta, un aumento e una maglia alta, un aumento e una maglia alta. Due
due insieme e una singola. I punti li abbiamo lavorati giusti, quasi alla fine del nostro giro dobbiamo sempre finire con una maglia alta, perché all'inizio abbiamo fatto l'aumento. Chiudiamo sempre sulla prima catenella e il nostro terzo giro è fatto. Quarto giro, sempre le nostre due catenelle e nello stesso punto facciamo sempre un aumento. Adesso però andiamo a fare due maglie alte, una singola e l'altra nel punto successivo, due insieme, una maglia alta nel punto successivo e un'altra maglia alta nell'altro punto successivo. Quindi facciamo un aumento e due maglie alte, un aumento, sono due insieme nello stesso punto, una maglia alta nel punto successivo, una seconda maglia alta nel seguente punto successivo. Dobbiamo fare così per tutto il giro. Quindi due maglie alte e un aumento, due maglie alte e un aumento, due maglie alte e un aumento. Due maglie alte. Lavorare con due fili non è semplice. Ok, due maglie alte, un aumento. Due maglie alte, un aumento, due maglie alte. Siamo arrivati quasi alla fine del quarto giro e se abbiamo fatto tutti i nostri punti giusti dobbiamo finire con due maglie alte. Allora, e fin qua abbiamo finito con i nostri aumenti. Adesso per 7 giri dobbiamo lavorare una maglia alta sopra l'altra maglia alta. Quindi vi faccio vedere però, perché in questo giro bisogna lavorare la maglia alta, bisogna prenderla all'esterno della maglia bassa che ci troviamo, della catenella che ci troviamo sotto, cioè così dobbiamo lavorare in questa maniera, in modo che qui ci restano delle maglie. Solo però per questo giro, il prossimo giro lo lavorate normale. Quindi ci troviamo alla fine del lavoro, finiti i nostri 7 giri, sempre 2 catenelle e andiamo a lavorare 12 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12. Giriamo, facciamo una catenella, giriamo il lavoro, facciamo una seconda catenella e facciamo sempre 12 maglie alte. Allora, 4, è importante farne sempre 12, perché sennò poi si va a stringere il lavoro. Quindi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mi raccomando, il dodicesimo lo dovete fare qui sulle catenelle che abbiamo fatto, che vanno a sostituire la maglia alta. 2, giriamo il lavoro, facciamo una catenella, giriamo il lavoro, ne rifacciamo un'altra e rifacciamo di nuovo 12 maglie alte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Rigiriamo di nuovo ancora il lavoro e rifacciamo sempre ancora 12 maglie alte. Allora, sono 4, facciamo l'ultimo giro. Allora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12. Finiti i nostri giri, chiudiamo il lavoro, però non tagliate il filo troppo corto, lasciatene un pezzetto perché ci serve per cucire. Capito, questa sarà la testa della gallina. Prima però di cucirla, io ho dell'imbottitura di cuscino, se ce l'avete, altrimenti potete mettergli anche del cotone, dell'ovatta, della lana avanzata, vedete voi. Lasciamone un pezzettino per la testa, andiamo a riempire la nostra gallina, non riempitela troppo perché sennò poi fate fatica a cucirla, ok? Adesso passiamo il filo nel lago. Ok. E andiamo a cucire la nostra testa. Quindi prendiamo i punti delicatamente all'esterno. Adesso vi faccio vedere. Ok, quando arriviamo qua facciamo questo lavoro, così rimane più carino il lavoro poi fatto. Passiamo da una parte all'altra
in questa maniera. Abbassate l'involtitura, poi tanto si dà la forma dopo una volta cucita. Prendete i punti sempre all'estremità delle nostre maglie. Cercate di prenderle insieme. Allora, non va cucita fino in fondo. Dobbiamo lasciarne aperto un pezzetto che ci serve per fare la coda, che è questa qua. Allora, io direi che ci fermiamo qui. Andiamo a fermare il nostro filo in questa maniera. Passiamo un po' di filo in mezzo alla cucitura in modo da fermare il lavoro. Così, tanto poi non si vede. Ok. Tirate un po' il filo così. Tagliamo, e poi ecco, e così non si vede più. Allora, con un po' della nostra imbottitura andiamo a riempire il collo in fondo. Ok, poi lo lavorate voi bene. Questo poi lo rifiniamo dopo. Quindi riprendiamo l'uncinetto, il nostro filo, facciamo un cappietto, ok? Allora, prendiamo queste estremità così, in modo che siano uguali, e iniziamo da qui, prendiamo cappietto e tiriamo e facciamo una maglia bassa. State attenti perché dobbiamo prenderli insieme, così, tutti e due, da una parte e dall'altra, e facciamo una maglia bassa. Riprendiamo i due punti insieme da una parte e dall'altra, cerchiamo di prenderlo qua in mezzo, ecco così, e tiriamo su una maglia bassa. Prendeteli insieme in modo che non ce ne scappi. Ok, così. Ecco, adesso questo poi lo tiriamo dentro dopo. Adesso facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e sulla maglia bassa facciamo delle maglie alte. Facciamo tutto il giro di maglie alte. Allora, me ne sono venute 2, 3, 4, 5, 7. Poi anche se ve ne vengono 8 non è un problema, eh. Così. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e qui andiamo a fare 2 maglie alte nello stesso punto per tutto il giro.
così abbiamo finito la coda. Questa è la coda della gallina. Tiriamo il filo, tagliamo. E lo prendiamo dentro in questa maniera. E poi lo tagliamo. Adesso, dove vi ho detto, quindi questa poi sarà la coda della nostra gallina. Qui abbiamo lasciato il nostro punto. Allora andiamo dalla parte dove ho iniziato, facciamo un piccolo cappietto, e prendiamo il punto, allora, in questa maniera, perché se lo prendete all'esterno poi il lavoro non viene, il dritto del lavoro si deve vedere da sopra, quindi facciamo così. Due catenelle e nello stesso punto facciamo una maglia alta. Passiamo al punto successivo, tenete il lavoro così, così vedete bene dove andare, e facciamo due maglie alte. Nel punto successivo sempre due maglie alte. Allora, sempre nel punto successivo due maglie alte. Dobbiamo fare così per tutto il lavoro. Questo aumento lo facciamo solo per questo giro. Ok, allora, questi sono. Qui dobbiamo fare allora questi aumenti per tutto il giro, poi i prossimi giri, che sono in tutto 6 giri, aumentiamo per ogni giro, facciamo un aumento e un punto. Al terzo giro un aumento e 2 punti, al quarto giro un aumento e 3 punti, al quinto giro un aumento e 3 punti alti. Al sesto giro in teoria non ci vorrebbe nessun aumento. Se però vedete che il lavoro tende a stringervi, fate lo stesso un altro aumento, cioè un aumento e 5 maglie alte. E ci vediamo alla fine del lavoro. Abbiamo finito il nostro lavoro, come vi dicevo, questo è il risultato. Quindi se avete fatto, ricapitoliamo che erano allora. Gli aumenti su ogni punto della nostra gallinella, quindi era su tutti i punti. Secondo giro bisognava fare un aumento e una maglia alta. Terzo giro un aumento e 2 maglie alte. Quarto giro un aumento e 3 maglie alte. Al quinto giro un aumento e 4 maglie alte, e all'ultimo giro io qui non ne ho fatto, l'ho fatto ma con 2, 4, 6, 7 maglie alte, in modo che comunque il lavoro non si rimanga bello dritto in pratica. Ecco, questo è il risultato finale. Poi però abbiamo ancora da fare il portauova. Portauova è questa catena così, che si fa singolarmente, adesso vi faccio vedere, e poi va unita tra di loro in modo che poi noi lo mettiamo intorno alla gallina, così. Quindi adesso andiamo a fare, dopo vi spiego bene. Facciamo l'ultimo perché io me l'ho portata avanti per velocizzare il lavoro. Quindi iniziamo a fare no, un cerchio magico. Sto sbagliando. Un cerchio magico e andiamo a lavorare 8 maglie alte. Una, due, e quindi 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. Chiudiamo in cerchio e fermiamo il lavoro, il primo giro alla prima catenella. Questo già inizia comunque. Allora, facciamo di nuovo 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Facciamo gli aumenti su tutte le 8 maglie alte sottostanti, quindi diventano 16 maglie alte. Se vedete che il lavoro tende a chiudersi, cercate di aprirlo così con le mani. Quindi qui facciamo tutto il giro di aumenti. Finito il lavoro, chiudiamo sulla prima catenella. Terzo giro, andiamo a fare sempre 2 catenelle, una maglia alta nello stesso punto e una maglia alta nel punto successivo. 2 catenelle, cioè 2 maglie alte nello stesso punto e una maglia alta nella maglia successiva. 2 maglie alte nello stesso punto e una nella maglia successiva. 2 maglie alte nello stesso punto che andiamo a fare sempre il nostro aumento e una maglia alta nella maglia successiva. Quindi siamo a 2 maglie alte, una maglia alta singola, 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta nel successivo, 2 aumenti, una maglia alta e 2 aumenti. Nel giro successivo invece facciamo le maglie come si presentano, senza aumentare più niente. Quindi 2 maglie alte e una maglia alta per ogni maglia alta sottostante. Io poi ho rifinito, per non fare tutto giallo, ho fatto un giro di maglia di mezza maglia alta con il colore bianco. Voi poi rifinitelo come preferite. Di queste bisogna farne 9. Sono 9 ciotoline. Ok, adesso prima di chiudere il lavoro dobbiamo prendere la lana bianca e unirla. Quindi tagliamo un attimo il filo e ripeto, allora ogni cestino o contenitore, chiamateli come volete, sono 9. Io ne avevo già fatti 8 e adesso vi faccio vedere, al posto di cucirli alla fine, mentre si lavora, come li cuciamo tra di loro. Quindi prendiamo il filo di lana bianca e
e lo passiamo semplicemente qui, così, e andiamo a chiudere sulla prima catenella. Allora, all'inizio del nostro lavoro dobbiamo unirlo prima da una parte e poi dall'altra. Allora, questi punti sono 24, quindi senza contarli, basta piegarli così e io vado a metà, prendo il filo, lo passo qui, passo senza toccare l'altro filo dietro, passo nell'altro punto, tiro il filo. Allora, passo nell'altro punto, prendo il punto qui dell'altro, passo il filo, però il filo sull'uncinetto, scusate, passo il filo, tiro e faccio una mezza maglia così, tiro di qua e chiudo. E il nostro lavoro è unito. Adesso passiamo sull'altro lavoro. E andiamo a lavorare tranquillamente le nostre mezze maglie alte, mezze maglie basse, scusate. Al dodicesimo punto ci fermiamo perché dobbiamo unire l'altra metà. Quindi ne abbiamo fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ci fermiamo all'undicesima. Andiamo a prendere l'altro lavoro. Così. Pieghiamo a metà. Vedete? Far così. Infiliamo l'uncinetto qui. Ci agganciamo all'altro. Tiriamo il lavoro così. Passiamo qua dentro. Nel punto successivo, filo sull'uncinetto, un altro punto qui e tiriamo insieme e facciamo la mezza maglia. E così abbiamo unito il nostro cerchio e facciamo i restanti punti sempre per finire il giro. Io lavoro così, poi se invece voi non vi trovate, per ogni cestinetto lo cucite. Io odio l'ago, quindi se posso faccio tutto con l'uncinetto. Facciamo sparire questo filo, tiriamo dentro. Questo è il nostro portauova. Mettiamolo da parte un secondo, riprendiamo la gallina e chiudiamo i due lembi del collo per fare la cresta. Ho fatto già un giro di maglia bassa. Facciamo una catenella per girare il lavoro. E facciamo per ogni maglia bassa due maglie alte o mezze maglie. Due mezze maglie in ogni punto sottostante. Un po' impiccioso lavorarci sopra, però. Questo filo mi si apre. Ok, e abbiamo finito il nostro lavoro. Andiamo con una mezza maglia bassa e tiriamo il filo.
tagliamo il filo e questo possiamo farlo sparire all'interno del lavoro. Allora, puntate l'uncinetto in modo che entri così e poi con la punta dell'uncinetto cercate di infilare va infilato dentro comunque con calma e poi non si vede più. Adesso lo lascio così. Quindi la nostra gallina è quasi terminata. Abbiamo adesso prendiamo due occhietti. Io ho comprato gli occhietti, voi se non li avete potete prendere una perlina o farli voi con due con della lana nera. Io preferisco questi perché viene il lavoro viene più chiaro, più carino. Quindi, ok, così tra la seconda maglia fissiamo l'occhietto. Sull'altro lato la facciamo uguale. Quindi tra la seconda maglia e la terza fissiamo gli occhietti. Mettiamoci così e vediamo se sono uguali. Ok, per fare il becco io uso un pezzetto di panno lencio, basta mettergli un po' di colla tiriamo su e gliela attacchiamo e gli facciamo il beccuccio e la nostra gallina è terminata. Quindi prendiamo il nostro porta uova e lo mettiamo così. Allora questo non c'è bisogno di fermarlo perché comunque poi con il peso delle uova rimane su tranquillamente. Io ci metto le uova vere, se poi invece voi preferite potete prendere le uova finte oppure secondo a chi se volete regalarlo, se ci sono bambini potete regalarlo con le uova Kinder dentro. Ok, ecco. Naturalmente state attenti quando la tirate su, al massimo gli mettete sotto un vassoietto, un piatto, qualcosa in modo che si possa trasportare tranquillamente. Ok, e la nostra gallina è pronta. Tagliate questo dopo. Quindi